Buonasera, buonasera, brutti appassionati di cronoscalate che non siete altri. Buonasera, buonasera e benvenuti. Vediamo se arrivate, vediamo come state messi. Sicuramente sarete messi malissimo perché siete per l'appunto dei cronoscalati, gli appassionati, sì, dei cronoscalati, degli appassionati di cronoscalate, di quelli brutti, di quelli intrippati forte. Ci siamo, siamo in live, centaglia, siamo in live. Aspettate che mi sistemo due cose, aspettate, state calmi, state fermi un attimo che mi sistemo due cose, così arriviamo subitissimo e vediamo come siamo messi, ragazzi. Siamo a Erice per l'ultima batteria riguardante questo appuntamento, che riguarda il cronoscalato organizzato dagli amici di Team Chronofactor Live. Vi raccomando, ragazzi, seguite gli amici di Team Chronofactor Live. Nella descrizione del video, trovate il link alla pagina di tutti gli amici di Team Chronofactor Live. Intanto iniziamo a salutare, mamma mia quanta brutta gente ci sta stasera in chat. Ciao Andrea, ciao Giuseppe, ciao all'altro Giuseppe, ciao Salvo, ciao Giorgio, ciao Claudio, ciao un altro Giuseppe, mazza quanti Giuseppe ci sono stasera. Ciao Stefano, ciao Gianluca, ciao Domenico, ciao Mimmo, ciao a tutti, ammazza quanti siete. Intanto salutiamo all'amico Gianni Puntorieri. Gianni, ciao. Ciao ragazzi, buonasera, ciao Enzo. Ci abbiamo Gianni Puntorieri, che è uno degli admin del gruppaccio di Team Chronofactor Live. Aspettate che stanno partendo qua sti ragazzacci, ce li andiamo a seguire. Un attimo che arrivo. Magari sulle partenze ti aggiorno io, Enzo, quando sono sì. Così tu viaggi tranquillamente. Allora, la prima partita, se non mi sbaglio, è Valentina Guglielmino, giusto? Esatto, sì. Che ci siamo. Allora, ragazzi, vediamo i tempi. Tu ti stai guardando la live insieme agli altri ragazzacci, Gianni? Certo. E allora, aspetta un attimo che adesso ti metto una cosa. Vediamo se riesci a leggere tu tempi e nomi. Ho sistemato qua da parte i tempi in diretta, dovrebbero essere questi qua. Allora, abbiamo due modalità di tempi in diretta. Vediamo, uno dei due dovrebbe funzionare. Gianni, come li vedi questi qua a destra tu? A sinistra, no, dovrebbero essere a destra. Io ho il pentagramma, vedo a sinistra. No, a destra, in alto a destra, non ti uscita? Ah, no, si vede pochissimo, abbassa di più, abbassa. Questa qua dici? Sì. Ma riesci a distinguere tempi? Sì, si distinguono, però è alta. E alta, cioè, in che senso? Allargalo un po'. Se l'allargo mi sa che... Verso sinistra. Aspettate ragazzi, no. Stiamo a fare... Com'è così? Basta, lasciala così, dai. Perfetto. No, intanto allora proviamo a vedere se funziona l'altro. Io momentaneamente la metto qua da parte. Eventualmente la mettiamo per l'altra mano. Allora ragazzi, sì, la metto qua da parte. Intanto ci abbiamo Valentina Guglielmino, ragazzi, pronta a partire. Stasera ci abbiamo tre bicilindriche. E intanto mi sa che ce ne siamo fatti fuori una di bicilindrica, perché una è caduta. Allora, ragazzi, mi vado a condividere io questa live sulla mia pagina Facebook. Voi, brutta gentaglia, che non siete altro appassionati di cronoscalate, fate la stessa cosa, per Dio. Quindi, abbiamo sabbia. Certo, condividete, ragazzi, condividete sta live. Vediamo se la becco. Ragazzi, non riesco a beccare. Eccola qua, guarda che bella. Condividi. Intanto che stiamo aspettando i ragazzi che partano, ce l'andiamo a condividere. Facciamo scoppiare sta live, ragazzi. Intanto partita Valentina, ragazzi. Partita Valentina qui del mio. Con la bicicletta, ragazzi. L'unica driver donna. Allora, condivisa, bravi, visto che avete fatto bravi, l'avete condivisa e sono entrati tutti gli altri. Allora ragazzi, bicilindrica di
dell'amica Valentina Guglielmino, che ci piace, sì, è... sì. Non è di quelle piazzette che sai così. Ci dai il gas, guarda, guarda che linee, guarda che traiettorie. Intanto ragazzi, stasera avremo finalmente, stasera, in questi giorni, stasera ci sarà un verdetto definitivo a quelle che sono le classifiche alla seconda tappa del CPN, del CPN organizzato dagli amici di Team Pro Factor Live, perché con i tempi di questa sera si chiude la terza e ultima batteria che darà vita a quella che sarà la classifica definitiva di questa manifestazione. Questa sera il verdetto inequivocabile del cronometro darà vita a dei dibattiti su CPS che domani saranno parecchio infiammati, così, perché ci sarà il panico, vero Gianni? Sì, da domani sicuramente ci sarà il panico, ragazzi. Noi tutte le sere siamo su TeamSpeak, che ci diamo battaglia tra una scusa e l'altra, ci inventiamo gare improbabili o molto probabili. Quindi ce la sfassiamo. Diciamo che non ci facciamo mancare nulla, dai. Assolutamente no. Vediamo. Anche Domenico Tropeano. Siamo su Domenico Tropeano, quindi guardate che grafica spettacolare che c'ha la 700 di Domenico Tropeano. È tutta. Come Gianni? Mi ha salutato Salvorino, non so chi sia, comunque ciao. Salvorino, ciao Giuseppe, ciao Mimmo, ciao Vincenzo, ciao Ivan, ciao Carmelo, ciao Fermo Immagine Lab di Fabiano Roccuzzo, ciao Fabiano Roccuzzo. Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, vi ricordo che se avete domande inerenti a questo gioco e a questo campionato, fatecele nel momento in cui le tre manche di gara saranno finite, perché momentaneamente cerchiamo di stare abbastanza concentrati su quelli che sono i tempi di questi ragazzacci qua che si stanno giocando sta prima manche delle tre alla quale è stata la classifica finale di questo secondo appuntamento riguardante la Monte Erice. Intanto Domenico ci sta dando il gas, sta venendo su forte, però ovviamente si sta tenendo qualche secondo nel taschino, perché logicamente ragazzi servono minimo due risultati utili per entrare in classifica. Due risultati utili perché la classifica generale verrà stilata dando la somma dei tempi delle due migliori salite, quindi questo è quanto. Ciao Vizzeri, ci abbiamo Vizzeri del tornante, ciao Mattia, ciao Francesco, ciao Stefano, anche Francesco Melina. Francesco Melina ce lo andiamo a beccare immediatamente. Ecco, guarda, c'ha la livrea dell'amico Angelo Mercuri. L'amico Angeletto che ci dà il gas fortissimo nelle cronoscalate da panico. Pronti, concentrati qui all'allineamento. Sì, ragazzi, io ho corso ieri, è dura ragazzi, è durissima. Intanto ragazzi, invito a condividere questa live sui social, condividetela, spalmatela. Condividetela pure sulla bacheca di vostra suocera, ragazzi. Mi raccomando. Aspettate che me la pubblico pure sul mio profilo privato. Guardate che ragazzi. Intanto ci abbiamo il tempo di Valentina, Gianni? Sì, 4:25:393. 4:25 il tempo di Valentina. Intanto ve lo sparaflesso qua. Un attimo, così ce l'avevo un'occhiata, perché a me non mi stanno uscendo i tempi di quelle applicazioni che abbiamo installato. Ancora non mi stanno uscendo. Comunque ve l'ho messi qua, quindi ce l'avete in diretta. Vediamo. Ecco là, comparso il tempo di Valentina, 4:25:393.
poi torniamo su Domenico Grigliano, perché non lo fa andare. Ci siamo ragazzi. Ciao Antonello, ciao Top, ciao Gonda, ciao Antonello maledetto, ieri sera me l'hai dato, maledetto. Ciao Francesco. Noto, abbiamo praticamente tutti quelli che corrono il suo campionato. Gianni, stanno guardando la live, sono tutti qua. Eh sì, sono degli spioni. Sì, tranne quelli che non corrono, che stanno correndo. Sono tutti qua. Allora, Simone Comincoli, mi sa che è partito? Sì, ragazzi, partito il gruppo N1004, mi sa? Sì, Simone è già dentro, al momento c'è allineato sulla linea dello start, Vincenzo De Vito è partito proprio in questo istante, con il 1004 gruppo. Ok, adesso ci passiamo, intanto siamo su Simone Comincoli e ci troviamo sul gruppo N1004, ragazzi, spettacolare. Intanto salutiamo gli amici Salvatore, Liberato, Davide, Francesco, sì, siete fedelissimi, maledetti. Propeano con 404 370. Ok, perfetto. Intanto ragazzi, confermatemi se riuscite a leggere i tempi che vedete in live. Confermatemi questa cosa. Io riesco a vederli. Riesci a vederli bene, diciamo, ma... Sì, okay. Almeno io li distingo, poi non lo so. Ok, no, adesso ci do un'occhiata pure io, che sono curioso, sapete? Sono una persona curiosa. Intanto direi di passare a Simone. Vincenzo Drito, eccolo qua col 205. Comunque la porta su, ragazzi, perché vi ricordo che è importantissimo. Altro lungo alla Fontana. Vediamo, voglio vedermi sta cosa, se si riescono a distinguere sti tempi. No, si riescono a vedere tranquillamente. Se volete, ragazzi, ve li faccio pure più grandi. No, ma si riescono a leggere bene, si vedono bene. Occhio, ragazzi, che sta per partire Vincenzo Taibbi, ragazzi. Pilota col quale siamo vicinissimi con i tempi, quindi bisogna stare in occhio. No, non parte, ancora ci sono. No, ancora c'è Salvatore Cirè. No, partono poco. Sì, c'è Salvatore con la Fiat 1 1004 gruppo A. Mettiamoci Cirè, ragazzi, guardate che spettacolo, ragazzi. Sentite. Si vedono molto bene, grazie Gianluca, si leggo, grazie Emanuele, grazie Claudio, ciao Fabio, ciao Liberato, ma quando posso girare insieme a voi? Che bordi, Liberato, quando puoi girare insieme a voi? Quando ti iscriverai al campionato, il prossimo campionato, quando apriranno le iscrizioni, ti ci iscrivi e giri insieme a noi. Giacomo Fusa, intanto c'è Salvatore Scirè che è ancora fermo, torniamo su. Oh, guardate che Alfa 33, ragazzi! Ivan Passanani. Francesco Di Stefano in chat che dà delucidazione. Francesco dice. Grazie Francesco. Grande Francesco, grazie. Partito Scirè in questo istante. Ragazzi, intanto sì, ci stiamo beccando sta Alfa 33 da panico. Magari ci spostiamo un attimo più in su sul tracciato, perché abbiamo ripreso tutta la parte bassa, magari nella seconda parte della live prendiamo la parte alta. Quindi vabbè, abbiamo tre marci, quindi vabbè, vai tranquillo. Campionati paralleli? No! Vabbè, ragazzi, Liberato, ascolta, queste domande faccele alla fine della live. Alla fine della live saremo 10 minuti in chat, io e Gianni, a rispondere alle vostre domande. State tranquilli, godiamoci questa live. Intanto, coloro non l'avessero ancora fatto, vi invito un'altra volta a mettere like a questa live, a condividerla sui social ed andare sotto nella descrizione del video, andare a cercare il link alla pagina degli amici di Liberato Fatto Live e cliccare su like e segui. Intanto
alla scaletta, ragazzi, panico per Ivan Passanandi, l'ha fatta fortissima, è andato a toccare all'esterno il muretto, passaggio della curva delle scalette, saliva in quinta, si piela sul freno e si inserisce modulando l'acceleratore, intanto stiamo per arrivare nel tratto finale di questa spettacolare mondiale, ci siamo alla S che ci porta alla Casazza, si arriva in quinta, si perdono due marce, si entra a destra, a sinistra, si rimette la quarta, poi si stacca e si affronta la Casazza in seconda marcia, ragazzi, in seconda marcia, e poi si Fontana. Intanto Mattia Fontana dentro, Mattia Fontana dentro, adesso ce lo andiamo a seguire, vediamo come la storia. Allora Gianni, io su T-Tracker ne vedo solo 10, per vedere gli altri che cacchio devo fare? Clicca sul decimo e ti appaiono gli altri. Vediamo se clicco sul... Allora aspetta che ho fatto un casotto. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Intanto siamo su Salvatore Scilè, ragazzi, con la Fiat 1 Super Mega Power. Sta arrivando anche lui alla scalette, guardate che forse un po' troppo stretto, non ha beccato la traiettoria, guardate che spettacolo. Questo è un 1400 unitale, vero Gianni? No, 1400 più 1400 più 4. Non ricordo che era 1400 più 4. La 70. Ragazzi, che spettacolo. Che spettacolo, ragazzi. Liberato, ci aggiorniamo dopo la fine della live, saremo 10 minuti io in chat con Gianni a rispondere alle vostre domande. Abbiate pazienza e aspettate. Abbiate pazienza. Intanto ruote fumando. Schiver sta volando. Sai che devo provarmela qualche volta sta provare. Intanto abbiamo intanto Scirè, peccato al penultimo tornante, lunghissimo, ha toccato, non si è fermato, ma ripartito, peccato per Salvatore Scirè. Andiamo a seguirci, è pronto alla partenza Giuseppe. Intanto sono su Mattia Fontana, io che c'ha la vettura nell'anteriore, ragazzi, parecchio segnata, deve aver tirato qualche botta parecchio importante. Siamo su Mattia Fontana, vediamo la curva delle scalette, comunque che affronta parecchio dignitosamente la vettura, sicuramente avrà riportato qualche danno al quel partito per Pelupo. Adesso ce lo andiamo a beccare. Intanto siamo al tornante che ci porta in uno dei tratti più veloci di questa nuova squadra. Guardate che c'è qua, ragazzi, si arriva in quinta, si arriva a questa S che è davanti. In questa S ci ha fatto tantissime live. Mattia comunque ha bisogno sicuramente di un altro paraurti. Sì, ma secondo me pure del cofano e di qualche supporto motore, forse. spettacolare. Guardate ragazzi, guardate che grande, spettacolare Mattia Fontana. Io direi di andare su Stefano Bianca, ragazzi, che è uno dei piloti l'uomo da battere in classe 1004. Sì, che ci danno gas moltissimo. Intanto c'è una 106 con una grafica spettacolare, bellissima, ecco. Cattivissima 606, è assettata, guardate che linee sta facendo, delle linee Stefano Bianca spettacolari, ragazzi, pulito, non fa. Posso fare una scatellata dei tempi se vuoi? Vai Gianni, vai tranquillo. Allora abbiamo Mattia Fontana con 3.47, secondo Ivan Passanandi con 3.50, terzo Salvatore Scirè con 3.52, quarto Vincenzo Del Rito con 3.53,
Poi abbiamo Simone Comincioli con 1400 QN con 4 minuti netti. A seguire Troviano con 700 minutato 404, Elina 412, Valentina Guglielmino con 425. Ok, siamo su Stefano Bianca, vediamo di seguirlo fino alla parte finale del percorso, dove passiamo su Peppe Lugo. Intanto pronto alla parte anche Gio Puntorieri. Ok, parte la classe quella giusta, la 1006, ragazzi. Sì, è già partito Vincenzo Taibbi. Sì, sì, adesso ce lo becchiamo il Taibbi. Cioè Taibbi, Gio Puntorieri e poi a seguire Di Benedetto al lavoro. Intanto è arrivato Stefano Bianca, ci andiamo a beccare Peppe Lupo che lagga come un matto, c'ha la macchina parecchio danneggiata, vediamo. L'ha piegata anche lui, no, ma lagga troppo. Vediamo se riusciamo a beccarlo, se riusciamo a tenerlo un po'. Ho paura, non vedo, non vedo. Mi sa che si è ritirato, non riesco a capire. Ma non c'è neanche box? Non lo so, mo vado a vedere e ti faccio sapere. Intanto Peppino Lupo sia presta a finire quello che è. Ah no, perdono. Come Gianni? Perdono, avevo la telecamera bloccata e quindi non lo vedevo. Andiamo sul Taibbi, andiamo su. Qua è Taibbi, guarda dov'è. Intanto c'è il paraurti dietro, mi sa che è segnato, eppure quello davanti. Sì, ha toccato da qualche parte. Vediamo, sta venendo su bello incazzato, Vincenzo. Sta venendo su. Ieri. Gli abbiamo fatto due bei tempi che deve buttare giù. Lui in prova è stato più veloce di me di un secondo e mezzo abbondante, e vediamo cosa riuscirà ad esprimere in gara. In gara è tutt'altra cosa, ma ti posso dire che ci sto pigliando l'abitudine. Io non pensavo di riuscire a fare quei tempi ieri, perché considera che ho fatto i tempi che facevo in prova, quindi mi è andata di lusso. Ora i tempi della prova non erano bassissimi. Abbiamo Domenico Butano in chat che ci fa i complimenti, grazie a te. Penso se metti 5 sei fuori col gruppo N. Butano, maledetto. Vediamo. Metti la guida, sei fuori col gruppo N. Sì. Lui del gruppo N, Domenico, ne sa qualcosa. Allora, Taibbi, vediamo Taibbi. Intanto passiamo su Gio Puntorieri. Dammi il tempo di Taibbi immediatamente, Gianni. 845, sicuramente ha sbagliato, certo. Alto, non quello che è il problema. Intanto siamo su Gio Puntorieri, mazza che è lungo. Comunque messa su bene pure questa 116 Puntorieri, grafica spettacolare, il numero 58 a ricordare l'indimenticato, è sempre nel cuore Sitch 58, ragazzi. Bella pure quest'altra skin qua, veramente molto bella, vediamo come siamo messi. Intanto stasera schieramento bello cicciotto, Gianni, ci sono tanti piloti, tante classi, tutte molto combattute, Sì, è un po' meno del confronto agli altri turni, però sì, è abbastanza strapieno. Gli iscritti al campionato in quanti siamo a sto giro? Siamo 50. Quindi ha saltato qualche tappa per problemi al PC. Però diciamo mediamente siamo in 15. Mediamente sì, di 17. 15 in ogni sessione, quindi 3 sessioni. Sì. 16, 15, 17. Ieri eravamo al turno B, mi sembra in 18. Quindi ci siamo, dai.
Stasera sono 14, quindi ci siamo. Intanto, ragazzi, passiamo su Salvatore Di Benedetto, che è quello che in teoria dovrebbe far registrare la migliore prestazione questa sera. Taglia Gio.Pieri con 38-139, al momento è primo classifico. Mazza vicino, non ha fatto assolutamente una brutta prestazione. Intanto vediamo Salvatore Di Benedetto, aggressivissimo con sta 106, dai tempi fatti registrare nelle prove e il pilota da battere, quindi vediamo come sarà messa la storia. Intanto subito dopo, ragazzi, vedremo Carmelo Giaquinta con la A112 Abarth 1150 di classe 1 Italia, vettura spettacolare, quindi a seguire Pietro Rizzari con vettura gemella. Intanto non sta sbagliando una virgola Salvatore Di Benedetto, ha una guida spettacolare, va forte, preciso, pulito. Si è allenato tantissimo anche. Sì, non fa sbagliare. Alla fine l'allenamento fa. Sì, se non ti metti lì a girare sempre, non riesci. Vediamo, intanto sistemiamoci su Carmelo Giaquinta, appena Salvatore Di Benedetto si affronterà l'ultimo tratto del percorso, eccolo qua, l'ultimo tornante. Non è in gara, vedi, oggi Carmelo non è in gara, quindi ci sarà Pietro. Sì, Pietro Vizzari. Andiamoci a beccare il Vizzari, siamo sul Vizzari. E intanto taglia Di Benedetto con 35-894. 35-8, mazza, se l'ha portata su bene, ma mi sa che c'è un 33 e qualcosa da battere di ieri. Ci sono altre due manche, quindi sicuramente l'avrà portata su in prima manche per avere un risultato, in seconda manche attaccherà un po' di più e darà il massimo. Nella sì, sembra che Antonello ieri ha fatto 34, forse ha fatto addirittura 32,7, se non 32 o 33,7, non mi ricordo bene. Ci sarebbe da dare un'occhiata, Pietro è partito molto presto, comunque è appena arrivato, taglia in 3,30, 2,72. 3,30, 272, ragazzi, guardate che spettacolo, noi intanto vediamo di ritornare all'inizio del percorso, appena riavviano il server i ragazzi, appena Carmelo Giaquinta, che stasera, pardon, ieri ho sbagliato, ho detto che era il che correva col 112, ma questa sera è in veste di direttore di gara, quindi vediamo di beccarli, dai, appena riavviano sto server, vediamo. Intanto Antonello Bruno qua, quanto avevi fatto Antonello? 33,7, ok, perfetto. Io mi ricordavo 32, mi ricordavo il 7, non mi ricordavo se era 32 o 33. Ciao Luca, buonasera, benvenuto. Intanto server riavviato, eccoli qua ragazzi, ci abbiamo il server riavviato, appena i ragazzi si sistemeranno, pronti per partire, seguiremo la Valentina Guglielmino in quella che sarà la sua seconda salita. Bene, credo che tra qualche minuto iniziano con l'allineamento. Sì, ci siamo già, li stiamo già seguendo. Ragazzi, come vi state divertendo? Intanto parte Valenza, che si appresta a sistemarsi Valentina. Vi state divertendo a guardarvi sta live, ragazzi, in questi tempi di quarantena? Com'è? Vi garba, vi piace? Vi ricordo di lasciare un like a questa diretta, sotto il video c'è il pulsantino per mettere mi piace, sotto ancora c'è la descrizione del video nel quale trovate tante info utili, tra le quali il link alla pagina degli amici di Team Microfactor Live, ci cliccate, aprite la pagina su Facebook, ci mettete un bel like e cliccate sul pulsante segui,
così rimanete aggiornati su tutte le attività che faremo su questo gruppo. Mi raccomando, mi raccomando. Vi state divertendo. Come Gianni? Bruciate sto bollicione, siamo 104 spettatori al momento e solo 33 like. Dai ragazzi, dai, dai, dai. Dai, a 50 like vi dico una cosa. A 100 ve ne dico due. No, compare, non mi dire queste cose. Ragazzi, Gianni, quando parla lui ci sono mod nuove o percorsi nuovi, c'è aria di mod nuove, quindi ogni tanto mi manda delle foto su WhatsApp, il maledetto mi fa sbavare. Ragazzi, ci sono delle mod che sono quasi pronte, che sono da fare. State in occhio. Santa Valentina, guardate che spettacolo, ragazzi, guardate che spettacolo. Skin by Domenico Tropeano. Domenico Tropeano ormai è diventato addetto alle skin, le fa tutte lui, eh? Eh sì, lui, Onofrio, diciamo, ci sono, ne abbiamo di skin. Voi gliene ho mandate un paio, ne ho mandata una, gli ho fatto la richiesta di una skin e gli ho detto che non c'era assolutamente fretta. Ragazzi, mettiamo la skin, sarà pronta, vi porterò una macchina. Allora vi spoilerò solo questa cosa. Vi porterò una macchina della Samo Competition, ragazzi, del buon Gigino Sanguto. Occio. Gli ho commissionato una skin a Doverico Zanni, Spettacolo. Intanto Valentina qui è il mio, ragazzi, viene su a palla con sta bicilindrica. Ragazzi, guardate i rivetti nei passaruolo, cioè si vedono i rivetti nei passaruolo. Che razza di spettacolo, grande bilato, ci sembra una vera e propria scalata, troppo realistica. Sì, grazie, sì. È spettacolare. Partito intanto Domenico Tropeano. Partito Domenico Tropeano, adesso lo andiamo a beccare. Sì, sì, Carmelo, già ci siamo sentiti poco fa. Col Budano mi aveva chiesto come fare a partecipare. Scusate. Comunque, Gianni. No, volevo dire da quello, in questo momento, da pilota, ex pilota, come volete definirmi, non è un problema, che tutto questo da pilota reale è invidiabile, perché nelle cronoscalate reali non esistono nelle casette tutte queste telecamere, tutti i commenti, eccetera, non immaginate gare di campionato. Immaginate cosa vorrebbe dire riuscire a fare una diretta così nelle gare vere, no? Mamma mia, ma pazzesco. Io vorrei avere tanti soldi, credimi, per realizzare una cosa del genere. Ce ne vorrebbero parecchi. Intanto siamo su Domenico Tropeano. Mi vado a beccare un attimo la Valentina, vediamo a che punto è la Valentina. È quasi arrivata su. Intanto il bello della Valentina è che parte e arriva. Macchina intatta, non tira botte, non fa, tutto okay. Vabbè, considera che il tempo indietro Valentina era con un CM 2005 che correva, quindi mamma mia, però non è che è l'ultima arrivata, eh. Speriamo di non beccarcela in classe, per Dio, speriamo di non beccarcela in classe sta qua, perché va forte. Abbasso leggermente l'audio dei motori, certo Carmelo, ecco qua, fatto, abbassato. Eventualmente, ragazzi, se ci avete voi delle richieste da fare, fatemele, che io vi sistemo il tutto in tempo reale. Grazie Carmelo per questo appunto. Grazie a te Michele, grazie che ci seguite. No, grazie a noi, grazie a te. Grazie Michele.
E intanto già sono partite, abbiamo tutte le 700 minicabri sul tracciato. Vediamo di beccare il Melina. Eccolo qua. Bellissima sta skin di Melina, spettacolare, spettacolare. Uomo da battere, tempo da battere per le bicilindriche, Matteo, Sì, Matteo. Matteo come al solito, come sempre, fa dei temponi allucinanti, non sarà semplice da battere. Secondo me dovevamo vietarlo a Matteo di iscriversi nelle bicilindriche. Sì, vabbè, diciamo che da un lato sì, dall'altro sarebbe un punto di stimolo per i ragazzi, sì, per un punto di riferimento. No, ma li aiuta parecchio, Sì, assolutamente. Assetti, setup. Ma è lo spirito del gruppo, è un grande. Ci aiutiamo uno con l'altro. È un grande, che io credo che il 90% degli assetti che c'hanno sui bicicletti li ha fatti tutti Matteo, perché sì. Comportano egregiamente. Domenico, ti aspettiamo, organizzati. Sei subito dei nostri. Perché non organizzate un CVM Real Driver? Real Drive? Che vuol dire Real Drive? No, fermati, no, hanno toccato in pista. Non diciamo nulla, ok. Niente. Va bene. No, non ci interessano queste cose, Real Drive, no. Ma mi spieghi cos'è il Real Drive? Real Drive, nel senso intende con piloti reali, va? No, dai, ma comunque già qualcuno c'è. Sì, ma sarebbe un casino. Sarebbe un casino. Intanto abbiamo. Intanto Francesco Melina dritto, ragazzi. Dritto, però l'ha ripigliata. Si è girato un attimo. Comunque. Allora, intanto vediamo. Abbiamo dentro Simone Comiccioli con l'unico 1400 di questa sera Group N. E ce lo andiamo a beccare subito. Gli altri hanno corso tra ieri e il turno A e il turno B. Sono, mi sembra, intorno ai 10 partecipanti di classe. E intanto Simone sta facendo delle belle linee. Sta facendo delle belle linee, quindi occhio. Occhio. Intanto la 1004 gruppa si sta preparando. Vediamo. C'è qualcuno dei panini sopra, ovviamente. C'è il camionino, sì, c'è l'ape cross là. Ovviamente. Ragazzi, con i panini, non ci scherziamo assolutamente, ragazzi. Ma c'è una grafica sto gioco che è spettacolare. Intanto ha staccato molto sotto Simone Comincoli alla curva delle scalette. Intanto abbiamo anche Michele Petrolo che ha corso con il gruppo 1004 nel turno A, se non ricordo male. Ciao Michele, buonasera. Ciao Michele! Sta andando bene, dice Domenico. Sì, effettivamente sì, sta andando molto bene. Vediamo i tempi, dai. Allora, vi aggiorno subito sui tempi. Anche perché le tre bicilindriche mi sa che sono arrivate, Sì, credo che siano arrivate un po' tutte le bicilindriche. Intanto parte in questo istante. Mi scappa il nome, Ivan Passannanti con l'Alfa 33. Io intanto sono su Vincenzo Del Rio. Ok, abbiamo 4.05 Domenico Tropeano, 4.21 Francesco Melina, 4.22 Valentina, attaccati con Melina. Oh yeah! Ma anche rima. Oh yeah. Intanto Domenico è andato forte, Sì, sta andando su abbastanza. Vediamo in quanti saranno nella classifica generale. Poi ragazzi, escono i mal di pancia. Vizzari, non salutare, pensa a correre, Vizzari. Vabbè, Vizzari, ci abbiamo il Vizzari in chat. Pensa a darci il gas, Vizzari.
è l'ultimo che parte, quindi fa un bel fanatico. Se fa il fagioli della situazione. Intanto, ragazzi, vi ricordo che domani sera io, il Guzza e il Cassiba saremo in diretta alle ore 19 sulla, credo sulla pagina Facebook del tornante.it. Non so bene cosa accadrà, ragazzi, perché non garantisco nulla. Ci è voluto molto coraggio da parte del Vezzeri e da parte dell'amico Francesco per invitare tre tipi come noi, perché ragazzi, quando stiamo insieme non succede assolutamente nulla di buono. Quindi vi raccomando, ragazzi, domani sera ci becchiamo sul canale di Occio State Noccio. Intanto siamo 119 spettatori, 49 like. Quindi dai! Dai, siamo muti per il momento. Dai, ragazzi, mettete like. Intanto arriva Vincenzo Del Rito. Io passerei su Vincenzo, no, su Ivan Passannanti, ragazzi, sull'Alfa 33 da panico. Paraurti staccato, cofano mezzo aperto, mi sa che l'ha tirata abbastanza fuori. Domani senza peli sulla lingua, Gonda, noi siamo sempre senza peli sulla lingua, purtroppo per l'amico Vizzo. Intanto c'è Giuseppe Candela, ci saluta, ciao Giuseppe. Chi è Peppino? Ciao Giuseppe. Giuseppe Candela è Michael Coco, intanto rispondo all'amico Michael Coco. Questa settimana, nel momento in cui vedrai la notifica che Naxos Pro Racing ha appena caricato un video, ti consiglio di metterti seduto prima di aprire quel video. E non ti dico più nulla. Occio. Partito Mattia Fontana, io mi sa che sono su San Padre Scire, sì. Con l'Alfa 33. No, Salvatore Scirè c'ha la Fiat 1. Sì, esatto. Andiamo su Salvatore Scirè. No, il messaggio no. Aspettate, il messaggio. Dove sta? Qua. Wow, ragazzi, io non so perché c'ho un debole per questa 1. Intanto toccata pure per Salvatore Scirè, ragazzi. Cofano aperto e paraurti. Stazione 27, Danilo La Russa. Ciao Danilo. Alza le bandiere. Ciao Danilo. Intanto qua a me arrivano messaggi anche su... Pure a me. sul team speak. No, a me arrivano su Messenger, ragazzi. Non mandatevi messaggi su Messenger riguardante Assetto Corsa, ragazzi, perché non vi rispondo. Vi rispondo solo ed esclusivamente solo sotto i commenti dei video sul canale YouTube, ragazzi. Andrea Curretti quando parte? No, non c'è la mod di... No, c'è qualcuno che c'aveva la mod di Andrea Curretti, Gianni. C'era? Chi era? Stefano, mi sa. C'era Stefano Bianca che c'aveva la mod di Andrea Curretti. Sì. Era lui. Sì, la skin, ragazzi, della Uno Turbo è da panico. Intanto partito Stefano Bianca? No, perché gli manda il messaggio a tutti? Perché speriamo di non disturbarli intanto che guida. Mattia Fontana, ragazzi, siamo su Mattia Fontana. Mattia Fontana 1004 gruppo A. Ok, era Domenico Tropiano che mi mandava messaggi, aveva problemi con il cambio al volante. No, ragazzi, allora io questa la devo pubblicare. Pietro? No, Pietro Pizza di Combara ha fatto una cosa che non la doveva fare. Adesso gli faccio lo skin e la pubblico. Aspetta. Sei un bastardo. Sì, no, questa la appena finiamo la live, questa va. No, ma immediatamente su Instagram. Vai immediatamente su Instagram. Devo dire che te la cancella, se no.
No, 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 vado immediatamente su Instagram e taggo il tornante. E taggo il tornante. Fai lo screen, se no te la cancella. No, no, già fatto, già salvata, già è andata. Già. La voglio vedere, la voglio vedere. Sì. La vado, la sto mettendo adesso su Instagram, ragazzi, con l'occasione vi informo che siamo pure su Instagram. Su Instagram si pubblicano solo pischerate, bastardate e storie allucinanti. Intanto siamo su Mattia Fontana, sempre Gianni, aggiornaci sui tempi quando vuoi, tranquillissimamente. Sì. Allora abbiamo Vincenzo Del Rito in prima posizione per il momento con 3 minuti e 45 secondi. Poi Ivan Passannanti con 53, Salvatore Scirè con 3,54, Simone Comincioli con 3,59, scende sotto il muro dei 4 minuti con il gruppo N. Poi abbiamo, vabbè, Domenico Tropiano, l'abbiamo già detto. Dovrebbe essere 5. Arrivato Mattia Fontana, intanto che siamo su Stefano Bianco. Mattia Fontana non, ecco, me lo dai in questo istante, 3,46, seconda posizione, avrà avuto qualche problema sicuramente. Arrivato. Grande Vincenzo Del Rito. Vediamo il Bianca che combina. Intanto vedo un Taibbi abbastanza concentrato alla partenza, che si sta riscaldando le gomme. Vediamo di seguire il Taibbi. Ancora non è partito, si sta preparando. Intanto ho taggato il Vizzari su Instagram, aspetta che lo pubblico. Partito da Ibi. Adesso lo andiamo a beccare. Arriva ragazzi, lo sto pubblicando su Instagram. Pronto anche Gio Puntorieri con questa splendida livrea alla partenza. E allora intanto io sono su Stefano, becchiamoci Peppe Lupo che ce l'abbiamo in mezzo. Intanto tienici aggiornati sul tempo di Stefano Bianca. Di Stefano Bianca. Sì, appena taglia il traguardo subito lo faccio sapere. Sento, siamo su Peppe Lupo che lagga meno e non ha la macchina segnata, quindi sta venendo su bene, dai. Occhio Peppe, che c'è il proprietario della macchina qui in chat. Sì. Tanto Massimiliano Taibbi, vai Vincenzo Taibbi, siamo tutti con te. Sarà il figlio, il fratello, credo. Sì, sicuramente credo, sì. Il fratello. Allora, Stefano Bianca a te, 40.409. Quindi si piazza in prima piazza per il momento. Ok, intanto Peppe Lupo sta per arrivare. Subito dopo passiamo su Gio Puntorieri, occhio. Bellissima la livrea di Peppe Lupo, replica della macchina di Budano, ex di Andrea. Sì. E questa è un gruppo A. Gruppo A, sì. Questo sì, è un sì. Gruppo A, okay, ok. Perché ancora le UN Italia non le abbiamo rilasciate, quindi. Ma ci sono. Giuseppe si è accontentato di fare. Però poi sarà riportata sulle UN Italia 1004. Siamo su Taibbi, Gianni, siamo su Taibbi che ci sta dando il gas. Ci sta intanto dando il partito gas. Gio Puntorieri, vediamo Taibbi cosa riesce a fare. Vediamo. Nelle libere era molto vicino con i tempi dei suoi avversari. Vediamo sì. In gara, sappiamo che in gara è molto più difficile per tutti, quindi sì, alza sempre. Si alza alla Monterici è duro, eh. Sì, la Monterici è un tracciato che purtroppo non perdona nessun errore, quindi al minimo errore i secondi viaggiano come se fossero centesimi. Sì. Gira che va meraviglia. Tanto cucitissimo alla corda, ragazzi, in questo tornante. Qui bisogna stare attenti perché se si pizzica il marciapiede si vola per aria. Vincenzo l'ha fatta come se fosse un compasso, alla grande. Guarda, non lo voglio gufare, ma in questo momento sta salendo molto pulito e secondo me sta facendo una manche di diciamo un po' abbottonata, che secondo me pagherà alla fine, nel senso alla fine uscirà un bel tempo.
Vediamo Vincenzo che combina alla grande. Intanto Gonda, abbiamo detto di aspettare la fine della LAB. Comunque, sì. Diciamo, LAB 2, SH. Allora, ci sono tutte le vetture, ragazzi, solo che al momento non le abbiamo rilasciate, in quanto gli iscritti sono quelli, quindi è inutile fare 10.000 classi quando... Rispondiamo dopo, Gianni, il tempo di Vincenzo, il tempo di Vincenzo. Oh, c'è che è arrivato Vincenzo! Intanto passo su Gioio, ragazzi, passo su Gioio. Ok, abbiamo il tempo di Vincenzo, 3:36.976, al momento in prima piazza. Ok, ci abbiamo già, vediamo che combina Gio, che aveva fatto 38 in gara 1, mi sa, eh? Mi sembra di sì, non ricordo, però mi sembra che aveva fatto sì, 38. Ok, vai. Siamo alle scalette, è cucitissimo, troppo, infatti ha toccato. L'ha chiusa troppo prima. Michael Coco, no, dopo il gruppo A ci sarà Pietro Vizzali, che in classe è 1.150. Chiudiamo con le 1 Italia a 1.150. Sì, questo è buono, sì. Vediamo. Intanto dovrebbe essere entrato pure Salvatore Di Benedetto, se non mi sbaglio, eh? Sì, è dentro anche Salvatore, c'è Pietro Vizzali che è posizionato con la 112 alla partenza. Intanto errore per Gio Puntorieri alla S, passiamo su Salvatore Di Benedetto. Sì, appena arriva vi aggiorno sul tempo, vediamo che cosa riesce a far segnare in questa seconda manche. Ok, perfetto. Ricordiamo che hanno bisogno di almeno due tempi, se no non rientrano in classifica, perché c'è la somma delle migliori due manche per arriva lungo. Chi? Gio è arrivato lungo. Comunque è la seconda volta che arriva lungo, Gio, perché la prima volta l'ho beccato io. Sta esagerando. Siamo su Salvatore Di Benedetto, ragazzi, che sta venendo su come nella prima manche, ragazzi, una meraviglia, sta facendo delle linee spettacolari, secondo me sul giro abbasserà, mi pare, il 54, se non mi ricordo male. Quando ha fatto 54 o 55 in prima gara 1, non mi ricordo. Ma di Salvatore? Sì, Di Benedetto. Salvatore mi sembra che abbia fatto 54. Ok, vediamo. Allora, abbiamo il tempo di Gio Puntorieri, 3:40.700, infatti. Ok. Intanto sta per arrivare al traguardo il buon Stefano Bianca in seconda piazza per questo turno. Quando ha fatto col 1.400, Stefano? 3:40.400. Mazza che tempone, bel tempo. Intanto partito anche il Pizzari. È partito adesso Pietro? Sì. Vabbè, allora ci becchiamo il Benedetto fino alla fine e poi ci becchiamo il Pizzari, dai. Spettacolare. Sta andando su molto bene Salvatore. Sì, secondo me sta botta tira giù il tempo, vediamo. Intanto... Non ricordo le manche tutte di Antonello, però credo che se non è in questa, alla terza cercherà di buttare giù il tempo di Antonello. Sì. Intanto siamo su Svizzera. 35.400, alza di un secondo in differenza della prima manche. Ok. Ma vediamo il Vizzari che combina. Mazza, ma mi piace pochissimo la livrea del Vizzari. Vizzari, cambia livrea, non mi piace. Oh, l'ha tirata il Vizzari, ha staccato tutto. L'ha tirata fortissimo, ha fatto gol, ragazzi. Hanno tirato dallo stadio di Trapani, hanno fatto gol allo stadio di Palermo, ragazzi. È ripartito. Questo è da mettere negli highlights. Sì, sì.
è ripartito comunque, è ripartito comunque, dai. Grande Pietro. Ci mancava il tempo di qualcuno? Mi pare di no, comunque ce le hanno tutti in sovraimpressione, Gianni, quindi sì. Li vedono in tempo reale. Sì, magari qualcuno è collegato con il cellulare, non li vedo tanto bene. No, ma se lo mettono a 7:20 io sul mio riesco a leggerli bene. Se riescono a migliorare la qualità. Allora, ragazzi, abbiamo 60 like. 60 like. E dai. Non voglio fare qualche piccola idea, ma abbiamo stranamente 0 like e dislike. Zero dislike? Sì. Vabbè, adesso arrivano, tranquillo. Adesso arrivano, tranquillo. Vizzari con 3, 33, 917. Nonostante il casino che ha fatto, dai, alla fine. Sì, diciamo che si è ritrovato dritto per ripartire, sì, a tornare. Ha fatto la carambola. Dai, occhio ragazzi, che ci abbiamo l'ultima manche di gara. Occhio. Allora, vediamo come siamo messi qua in chat, vediamo. Elastici non cavi, sì. Intanto bevo ragazzi, bevo. Ritorno, oh, favoloso, sì. Si vede benissimo anche sul cellulare, perfetto ragazzi. Allora, intanto chi era via nel server, com'è? Vi state divertendo stasera con sta live? Dai, cerchiamo di farvi mancare un po' di meno quelle che sono le cronoscalate. Ok, tutto pronto per questa terza ed ultima manche. Ci siamo sulla linea di partenza con la Valentina Guglielmino, appena parte ce l'abbiamo, dai. Perfetto, no, dicono che si vedono benissimo i tempi pure sul cellulare, quindi a posto, vai. Allora siamo ok. Meglio così. Dai, cerchiamo 4 dislike, può essere, Gabriele? Può essere che già subito, appena hai detto dislike, ci hanno messo 4 dislike, sti bastardi. 3 dislike, visto, te l'avevo detto. Ma servono anche questi. Ci vogliono soprattutto quelli. Dislike, quello che volete. Sì, basta che se ne parli. Basta che vi movimentate, non ci interessa. Mamma mia. Che spettacolo. La prossima tappa dove la fate? Dove la facciamo la prossima tappa, ragazzi? Michael, mettiti seduto, perché appena ti dice dove facciamo la seconda tappa, caschi a terra. Dai Gianni, dov'è la seconda tappa? La terza. La seconda è questa, la terza sarà Sortino, nuova versione. Non ce l'ha nessuno quest'altra versione che abbiamo aggiornato da poco. Comunque, ragazzi, Sortino. Valdana con Sortino. Tappa molto impegnativa. Scusate per la tosse ragazzi, ma ho tossito, appena detto Sortino Gianni ho tossito, quindi sulla Sortino io casco per terra. Gabriele, Claudio, scusa, ti aspettiamo a braccia aperte quando attivate le notifiche, ragazzi, così non arrivate più tardi come molti sono arrivati più tardi a discussione chiusa che volevano partecipare, purtroppo non è concesso, cioè. Allora, andando Gabriele Dumminiello, dai, si scherza, ora rimetto il mi piace. vediamo, valutiamola sta cosa. Intanto partita Valentina Guglielmino, ragazzi, partita Valentina Guglielmino. Occhio che ci siamo, eh. Ragazzi, l'importante è che vi movimentate, o in positivo o in negativo. Sì, l'importante è quello. Intanto Valentina tutta a palla qua sotto, ragazzi. Tutto. Vediamo se magari riusciamo a tirarla giù e fargli qualche piccola intervista. Sì, la vogliamo. Ragazzi, se volete
A quanti like siamo? 7. No, a quanti like, non dislike. Like 64. 64, ragazzi, se arriviamo a 100 like vi portiamo la Valentina in diretta con l'interfaccia, vai. Intanto i dislike salgono. Sì, bastardi. Intanto Carmelo C ci dice la Catania Etna, ovviamente ci sarà, quindi c'è come non c'è la Catania Etna. Occhio che la Catania Etna ci sarà. Ci saranno parecchie. Allora ragazzi, intanto vai Gianni, vai. Se no non è possiamo fare sempre stesse tappe. Certo. Intanto ragazzi, continuano ad arrivarmi messaggi sulla pagina Facebook. Io vi ripeto per l'ennesima volta, non risponde messaggi sulla pagina Facebook inerenti al gioco, perché sennò ci prenderei la pensione. Vi rispondo sotto nei commenti ai video, quindi se volete commentare, fare domande o aspettate la fine di questa live, ci fate le domande alla fine di questa live e noi vi rispondiamo, oppure sotto questo video, sotto tutti gli altri video riguardanti questo gioco, ve risponderemo molto volentieri. Claudio Barbagallo sto assemblando il PC e la postazione, ti aspettiamo al prossimo campionato. L'auto. Che non è detto comunque, non solo il campionato, ragazzi, noi nel mezzo dell'età, che sono 15 giorni di distanza una dall'altra, facciamo sempre degli eventi, quindi, che sono aperti anche a gente al di fuori, quindi seguiteci ragazzi, seguite qui Naxos che pubblicherà anche lui, insomma cercate di stare un po' attenti, aggiornati, così non perderete l'occasione di far parte di questa grandissima famiglia. Intanto Valentina quasi arrivata all'arrivo, io passerei su Domenico Tropeano, vediamo come è messo Domenico Tropeano, ragazzi, è sulla parte veloce del percorso, staccato non da panico. Sì, infatti ragazzi, come diceva Gianni, questo mondo non è solo quello che vedete voi, ragazzi, c'è una gara ogni 2 settimane, c'è un evento, non vi dico tutti i giorni, ma ogni fine settimana, ragazzi, organizziamo qualcosa e durante la settimana c'è tutta la preparazione dell'evento, quindi tutte le sere siamo su TeamSpeak a vedere cosa possiamo organizzare, cosa possiamo fare, la grande flessibilità che ci offre Assetto Corsa, che è quella di poter fare di tutto, cioè si può correre in salita come si può correre in pista, si può correre con i kart, si può correre con tutto, quindi ogni settimana ragazzi organizziamo un evento, per questo vi dico di entrare nel loop del gruppo di Team Chrono Factor Live, perché oltre, se non siete arrivati ad iscrivervi a questo campionato, intanto Domenico Tropeano l'ha tirata forte Domenico. Sta continuando, ma l'ha tirata fortissimo. Vediamo. Vi stavo dicendo, per questo vi dico di entrare in questo loop degli amici di Team Factor Live, perché c'è una nuova ogni settimana. Se non siete arrivati in tempo ad iscrivervi al campionato, potete partecipare ad altri eventi che stanno organizzando. Vediamo di pubblicarli al più presto. E state in occhio, attivate tutte le notifiche e tutta la storia. Intanto ci abbiamo la Gammeri, ciao Alice, fortissima la ragazza, sì, è venuta su forte. Vi ricordo che se arriviamo a 100 like, ragazzi, vi portiamo la Valentina nell'intervista, quindi dateci addosso, maledetti, così vediamo come la storia. Intanto Domenico Tropeano è arrivato, passiamo su Francesco Melina, eccolo qua, ultimo a partire con le bicilindriche, ragazzi. Il prossimo campionato si farà a settembre, Gianni, no? Sì, non appena finisce questo partiremo con il nuovo. Ok, perfetto. Intanto rispondo a dove l'ho perso. Ciao Francesco, c'è Francesco Raniti che
oltre ad essere il pilota reale, è anche un qualcosa che fa con noi, proprio con noi. Sì. Poi c'era un ragazzo che ha domandato se esisteva la... Eccolo qua, Riccardo Rocca. Esiste di questo gioco il circuito della Nissena? Certo che esiste, l'abbiamo fatto, è più prodotto e ce l'abbiamo. Considerate che abbiamo l'85% dei tracciati del CVM, sì, l'85% della versione di... Oltre tutti gli altri tracciati come Valdano Posortino, come Monti Blei, come Sciacca Montecronio, come... non mi ricordo ragazzi, ma c'è il panico. C'è il panico. Intanto sta arrivando Francesco Melina, io passo su Simone Comincoli. Eccolo qua, ce lo becchiamo, ce lo godiamo, ce lo ascoltiamo. Tanto controlla quanti like siamo, 71. Non ci siamo. Guarda come gli tira il culo, ragazzi, appena gli abbiamo ricordato di mettere il dislike. Sì. Bene, ci, devono odiare. Ci saranno tanti amici nostri che gli tira il culo, certo, vi tira il culo, ragazzi, vi tira il culo, tanto Dio. Ma è giusto che ci seguono anche. Sicuramente. Che spettacolo. Mio nonno diceva tutti i nemici tanti onori. Sì, pure il mio, bastardo. Intanto arriva Simone Comincoli, andiamo su Vincenzo Territo. Ragazzi, Vincenzo Territo non ne vuol sapere di sistemare sta macchina. Vincenzo Territo sta pagando il pochissimo allenamento. Sì, l'ha tirata parecchio. Mamma mia. Quanti danni. Grazie Gianni, benvenuto sul canale. Sì, brutta bestia il Rodet Carmelo, sì. Vediamo. Carmelo, non spoilerare che ti ammazzo. Carmelo, stai calvino. E vabbè, dai, ma i ragazzi si fanno il mazzo per sistemare tutte le mod e tutte le storie, quindi è anche giusto che ne parlo. Dai, passiamo a Ivan Passananti, ragazzi. Sentite il sound di questa Alfa 33, sentite il sound di questa Alfa 33, ragazzi. Se volete, ragazzi, vi alzo il volume. Ivan pure si è allenato un pochino, ma... Ma sta venendo su, ragazzi. Sì, va bene. Tracciato, a parte tutto, Ivan non è arrivato ieri, nel senso, gli anni che un sim driver, quindi esperienza ne ha. Poi la Ergo la conosce abbastanza bene, quindi... Certo, alla grande, ragazzi, guardate che spettacolo. Critelli scrive, vogliamo la ponte per la Citiglione, Critelli si è fatto uccidere. Allora, vediamo appresso che ci becchiamo. Sappiamo anche noi di Salerno, in chat, disgraziato, ti ha lasciato. Ciao Onofrio! G
Gianni Costanza, buona costruzione. Grazie Gianni. Grande Gianni. Passa la via prima, ci chiede. C'è, eccola qua, eccola qua, dai, intanto Salvatore Scirè quasi arrivato, passiamo. No, dov'è? Dove sta? Ho sbagliato. Lo stiamo cercando. Eccolo, eccolo, eccolo. L'ha già tirata il Salvatore Scirè. Porco cane, guardate che aspettavo. Intanto abbiamo Simone Panicelli con 3.58, abbassa ancora un secondo. Guardate ragazzi, siamo sull'onboard della Fiat Uno, aspettate, Gli intermedi li metteremo, Budano, li metteremo gli intermedi. Vediamo di risolvere quanto prima. Gianni ha finito adesso di lavorare, ma tu secondo me ti dovrebbero licenziare, no? Anche secondo me. Se vuoi vieni, ci raggiungi qua in cabina. Intanto ve la faccio godere fino all'arrivo sta Fiat Uno, poi passiamo su Salvatore Scirè. Siamo su Salvatore Scirè, la uno. Scusami, passiamo su Mattia Fontana. Sì, esattamente. Che sta andando su abbastanza lineare. Arrivato. Allora, Salvatore Scirè 3.53 685. Dai, sto giro ce lo facciamo tutto in on board, ragazzi. Vi faccio vedere gli on board, dai. Domenico Budano, forza Vale. Intanto ragazzi vi ricordo che se non arriviamo a 100 like non vi portiamo la Valentina alle interviste. Quindi mi raccomando, cliccate sul like. Ce la stiamo vendendo così la Valentina, eh? Ce la stiamo proprio svendendo, mamma mia, che bastardi che siamo. Intanto guardate il display che ci segna la benzina, il chilometro orario, il contagio analogico, ragazzi, spettacolare. Spettacolare. Intanto Mattia ci dà dentro qua. Si sta per arrivare all'arrivo, l'ultima curva. Vediamo poi quel disgraziato di Stefano Bianca. Ci stiamo arrivando, siamo on board. No, non siamo on board. 3.45.188 per Stefano Bianca. No, per Mattia, siamo su Stefano adesso. Macchina uguale, 1400 qua, spettacolare. È giunto quasi alla fine? No. No, ci siamo quasi. Non lo sto trovando, vediamo. Facciamo godere del sound di queste macchine, ragazzi, guardate che grande. Spettacolare, scrive Davide. Sì. Era sopra la macchina, voglio dire. Devo ascoltare, no? Silvia Melli, con chi ce l'ha Silvia Melli? Che mette sti pollici in giù e se li è quasi spezzati. Occio che vi spezzate i diti, occio. Tanto siamo su Giuseppe
siamo su Giuseppe Lupo, ragazzi, siamo su Giuseppe Lupo, dopo passiamo su Vincenzo Taibbi, 3.40 netti per Stefano Bianca. 3.40, ripete, fai i tempi a fotocopia, Stefano, fa, c'è il sì. 3.40 stato. Intanto vettura danneggiata per Giuseppe Lupo, aveva sbattuto da qualche parte sicuramente. Io non la vedo perché ci sto un bordo, quindi per me sì, ho tutto. No, no, c'ha il cofano un attimino. Siamo alla casazza, siamo alla casazza. Sta esagerando, Peppino. Silvia Melli, prima metti i pollici in giù, adesso rimane il messaggio. Non ti capiamo Silvia, c'è, perché c'era qualche problema, c'era qualche sicuramente problema. Passiamo su Vincenzo Taibbi, occio ragazzi, siamo su Vincenzo. Intanto taglio il traguardo Peppino Lupo con portino 3.52.800. Alto, intanto il Taibbi ci sta dando il gas, è arrivato il bordellaro di Matteo in chat. Matteo, ciao Matteo, tranquillo, abbiamo parlato male di te fino adesso che sei in chat smettiamo. Ok, vediamo Vincenzo Taibbi. Allora, appena arrivano, Gianni, ci dai tempo, vediamo il Taibbi che sta combinando. Io ho già dimenticato che tempo aveva fatto in gara 1 e gara 2. Grazie. Mi sembra sui 35-36. Non mi ricordo con i tempi, non ci sono tempo. Lui mi dice Matteo. Intanto Fabiano a Matteo dice che sei arrivato in tempo per aprire lo sfumante, che è bastata. Francesco Gridelli, ciao Giliberto Suspension, grande. Matteo, quando hai 2 minuti poi ti riguardi la live dall'inizio. Ah, mannaggia, piccolo colpo di Vincenzo Taibbi all'ultimo turno. Ah, toccano, non l'ho visto, stavo leggendo la chat. È arrivato Vincenzo, passiamo a Gio.Rieri. Ragazzi, vi lascio tutti gli onboard, se volete vedere le riprese esterne ve le metto, fatemelo sapere, scrivetemelo in chat, fate come vi pare, ragazzi. E intanto Vincenzo, nonostante gli errori, 36.100, diciamo, non è andato tanto malaccio. No, siamo allineati. Vediamo. Poi quando uscirà la classifica vediamo che tempi verranno fuori. Intanto Gio sale come un dannato, al momento fino ad ora abbastanza pulito, non ha toccato da nessuna parte. Alla grande. Se intanto Francesco Tredonato, mi vorrei unire a voi per giocare, mi date informazioni? Grazie, aspetta la fine di questa live. Alla fine di questa live, ragazzi, risponderemo a tutte le domande inerenti a questo mondo. Quindi abbiate pazienza, aspettate fino alla live, duriamoci queste ultime macchine che stanno venendo su, viene su Gio.Rieri, aspettiamo solo il Vizzeri. Sì, dopo Gio c'è Salvatore Di Benedetto e poi il Vizzeri. Ah, vero, c'è Di Benedetto, me l'avevo dimenticato. Di Benedetto, come fa a dimenticare? E compare, io leggo la live, sto alla regia, guardo le macchine. Panico. Come fai a dimenticarlo, nel senso che è un tuo rivale, quindi... No, per farti capire quanto, capito? Sto fuori. Che tu hai, tra l'altro, già partito, Salvatore. Gioacchino, quando iniziano gli eventi speciali? Gli eventi speciali inizieranno quando inizieremo a promuoverli. Quindi quando inizieremo a promuoverli inizieranno gli eventi speciali. Grazie, è semplice. Intanto aspettate che finiamo la live. Due. Molto semplice, attivate le notifiche. Occhio che siamo sul Vizzari, 11.000 giri, ragazzi, speriamo che non la
tradire il Vizzeri, perché sennò lo ammazzo. Senti, senti. Ma secondo me non arriverà di sicuro il Vizzeri. Senti come dire i giri il Vizzeri, senti. Intanto Salvo sta andando su abbastanza forte, Salvo di Benedetto. Ah, l'avevo passato Salvo di Benedetto. Aspetta, ammazza, eccolo qua. Siamo su di Benedetto. L'avevo detto che il Vizzeri era troppo basso, perché l'ho beccato quasi alla partenza. Eccolo qua di Benedetto. Ci siamo. Bella sta livrea di Salvatore. Sì, 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 sì. Se non fa un 33, mi pare che debba fare un 33 o un 34 per arrivare davanti a, se non mi ricordo male, ragazzi, però non vorrei dire fesserie, non so a fare i conti, ma mi sa che siamo lì, vediamo, vediamo, vediamo. Guarda, detti, non li ricordo sinceramente. No, manco io. Bello, però credo siano là, se roba di centesimi. Sì, sì, sì. Se non ricordo male, comunque lo vedremo poi. Vediamo, intanto passiamo su il Vizzeri. Mi sa che non ce la fa. Non ce l'ha fatta, perché è chiuso con 3.35.6. 3.35.6, infatti, perché c'era Bruno che c'aveva un 33.7, se non mi ricordo male. Sì. Vediamo, vediamo, intanto siamo sul Vizzeri, ragazzi, vediamo a quanto cambia il Vizzeri. Vizzeri ultimo a salire. Cambia 500 giri prima il Vizzeri. Devi cambiare a 11.000, Pietro! Santo Dio! Cambia a 10.5, devi cambiare a 11. Guarda qua, va. Arriva a 10.5 e cambia, maledetto. Maledetto. Intanto mi sa che non l'ha toccata sto giro la macchina. Abbiamo Antonello in chat che ci rinfresca la memoria sui suoi tempi. 7.36.4. Sì, 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 Antonello, sì. Dovresti essere avanti, perfetto, mi ricordavo bene. In teoria dovresti essere avanti per pochi decimi. Vediamo appena usciranno le classifiche, vediamo. Occhio al Vizzeri. Mi sa che sto giro l'ho completata pulita, Stava arrivando lungo! Mamma mia! Mamma mia! E taglia il traguardo pure il Vizzeri, raga! Guardate che bello il parco Juve! L'ha tirata al parco Juve, Pietro, dai! Cioè, ha fatto il record Vizzeri, 3 match ha concluso! Mamma mia, che spettacolo! Che spettacolo. Una l'ha conclusa con la macchina da buttare! Non sì. Riesce manco a parcheggiare nel parco Juve il Vizzeri! Cioè, ti rendi conto? Pensate un po', vediamo. Pensate un po'. Se abbiamo concluso il tutto, vado ad informarmi. Va bene. Allora, io intanto, ragazzi, se volete fare delle domande inerenti a questo gioco, è arrivato il momento di farle. Quindi fatele. Intanto inizio a rispondere a chi mi aveva fatto la domanda prima: come si fa a partecipare a questa storia? Dovete andare, dopo aver lasciato il like a questo video, andate sotto. Nella descrizione del video trovate. Ok, benissimo, ci siamo, siamo? Abbiamo finito, sì. Adesso avremo Valentina qui. Ok, perfetto. Sì, appena arrivano dimmi. Io intanto stavo spiegando ai ragazzi come fare per partecipare a questo campionato. Allora andate nella descrizione del video, trovate il link alla pagina Facebook Team Chrono Factor Live. Gli mettete un like, attivate le notifiche. Appena questo campionato sarà concluso, perché a campionato iniziato non potete più iscrivervi, quindi registrate nella pagina di Team Chrono Factor Live e potete iniziare a partecipare agli eventi speciali che organizzeremo, aperti al pubblico e non solo agli iscritti. Matteo, state zitto. Il gioco, ragazzi, il gioco, ve ne andate sul mio canale o perlomeno scendete sempre nella descrizione del video e trovate un link a un video tutorial
come scaricare il gioco, dove prenderlo, quanto pagarlo e compagnia bella. Andate nel link, vi guardate il video e lì vi spiego come scaricare il gioco. Le mod che vedete in questo campionato nel gioco non le trovate. Quindi trovate il User was gioco, diciamo, moved to di your serie channel. con le vetture GT e compagnia bella. E dopodiché, ragazzi, non vi resta che seguire gli amici di Team Chrono Factor Live. Perché nel momento in cui organizzeremo degli eventi aperti al pubblico che dovrebbero iniziare a User was breve, moved to your vi channel. rilasceremo le mod con le quali partecipare, sia i circuiti che macchine. Con le quali partecipare agli eventi. User La was cosa che moved vi to your consiglio di channel. fare, che vi consiglio di fare anche nel video tutorial, è quella di scaricarvi TeamSpeak. TeamSpeak, ve lo scaricate, User a was moved to your breve channel. uscirà un video sul canale nel quale vi spiegheremo io e Gianni come usare TeamSpeak correttamente e come accedere alla nostra stanza TeamSpeak per poter chiacchierare con noi. Magari dedicheremo un giorno della settimana, un'ora prestabilita, nella quale ci sarà una stanza aperta a tutti coloro, User magari was moved to your vorranno channel. delle informazioni in merito. Quindi questo, ragazzi, questo nella descrizione di questo video trovate tutto, gli eventi non saranno a pagamento. Gioacchino, è la seconda volta che mi fai questa domanda in due live differenti, non farmi sempre le stesse domande, per Dio, per Dio. Per vedere la classifica sempre sulla pagina Facebook degli amici Team Chrono Factor Live, ragazzi. Sempre quelle sono le pagine nelle quali trovate tutte le info. Andate sul forum, esatto, c'è un forum. Quindi tutta questa storia qua. Gianni, come siamo messi noi invece? Ci abbiamo qualcuno da intervistare? Sì, abbiamo più ne abbiamo soprattutto Valentina, Ci abbiamo quindi Valentina Guglielmino. Valentina, sei stata la più richiesta qui in chat, eh? Oggi ti hanno apprezzata parecchio, quindi raccontaci un attimo come è andata la tua gara e soprattutto da dove nasce la tua passione per queste specialità. allora, buonasera a tutti. Da dove inizio? Troppe domande. Sì. No, niente. Praticamente stasera è stato un miracolo arrivare perché avevo proprio la connessione a palla e un lag continuo. Noi ti vedevamo bene, Sì, però avevo un po' di problemi anche sui tornanti, la macchina sculettava abbastanza. Si può dire sì. dai. Ti può dire tutto, Valentina, vai tranquillo. Perfetto. Certo. Niente. Dimmi. Vai avanti. Niente, è una passione che ho da sempre. Poi abbiamo conosciuto Gianni, il caro Gianni Punturieri, con Marello, virgolettato, e niente. E quindi abbiamo cominciato questa avventura. Parlo al plurale perché comunque, cioè, sono con mio marito che è Salvo Pantano, il creatore anche comunque di queste piste. Il numero uno dei creatori delle piste, perché è stato il primo, l'abbiamo già detto prima in chat. User was moved mi to your spiegava channel. channel. Gianni tutta la storia. Complimenti per tutto. Comunque è andata bene, dai, ti sei divertita, diciamo che è andata benissimo, no? L'importante è che arrivo, io cerco di fare il massimo, io sono più abituata comunque a correre con le macchine un po' più ruggenti, però queste 500 cacciano. Ci siamo, diciamo che ci divertiamo. Dai, allora vediamo che ci abbiamo. Intanto ringraziamo l'amica Valentina e ti diamo appuntamento al prossimo evento. Grazie per averci fatto compagnia sia in gara sia in chat. Ti diamo appuntamento allora per il prossimo evento. Ci sarai, no? Certo, Certo, torno in casa pure, tra l'altro, quindi. effettivamente sono catanese, quindi voglio dire. Alla grande, ok, perfetto. Un abbraccio a te e a tuo marito, grazie, ciao Valentina. Buona serata, ciao a tutti. Ciao, gommarella. Ciao, appunto. E allora passiamo a Ciccio Melina, Francesco User was Melina, moved to com'è your channel. andata? Com'è andata? Buonasera ragazzi, ma rispetto alla prima gara sicuramente meglio sia per la conoscenza della vettura sia per capire come funziona User was moved to your la channel. macchina, il gioco,
Non è semplice, da fuori sembra abbastanza semplice guidare e salire fino in su al traguardo, ma poi una volta che ti siedi e inizi a gareggiare, lì iniziano i problemini. Dal muro siamo tutti Niente, mi sono professori. divertito comunque. Come? Dal muro siamo tutti professori, vero Francesco? Certo, Enzo, però l'importante è divertirci, ovviamente il risultato lo guardiamo più in là, quando saremo capaci di affrontare una gara senza problemi, senza con minimi errori, perché l'errore si fa sempre, però l'importante è divertirci. Ringraziamo Francesco per averci fatto compagnia. Un saluto, passiamo a Ivan Passananti, però prima voglio rispondere ad Andrea Lonigro che ci scrive nella chat. Andrea Lonigro, vatti a vedere il video che c'è nella descrizione di questo video. C'è un link, cliccaci e vattelo a vedere, non mi stancherò mai di ripeterlo. Andatevi a vedere i video perché spiego tutto nei miei video. Passiamo ad Ivan Passananti. Ivan, come è andata? Oh, meglio delle aspettative, perché non ho provato per niente, ho solo provato 10 minuti prima, un po' prima della gara, avevo fatto un 3,52 alto se non ricordo male. Poi ho fatto la prima e la terza mancia, un 3,50, era proprio al di sopra Isola delle mie Smigliano, Dio Oceano. aspettative. Quindi diciamo che sono più che soddisfatto. Ma io ormai corro solo per divertirmi, non ho una velleità per gareggiare, soprattutto con qualcuno della mia classe, tipo Stefano Bianca, che secondo me fa un altro mestiere. Non fa dei tempi mostruosi veramente. Ma non lo so, veramente, veramente bravo. Ma non solo lui, c'è qualcun altro che adesso mi sfugge, però quello che mi ha colpito particolarmente è proprio Stefano Bianca, è veramente impressionante. Vabbè, È Stefano un Bianca marziano ci vive. maledetto. Come Gianni? È un marziano maledetto. Ma non è un marziano maledetto, è che ci vive lui su Assetto Corsa, capito? C'ha la Eh casetta. sì, Ringraziamo, si vede. l'amico Ivan Passannanti. Passiamo a Gio Grazie a voi, Puntorieri. ciao ragazzi. Ciao, ciao. Gio Puntorieri, com'è andata? Ciao. User was moved out of your channel. Non si sente la mazza, Gio. Passiamo a Mattia Fontana. Quando Gio riuscirà a risolvere i problemi di microfono, magari lo sentiremo. Mattia, come ti è andata sta Buonasera gara? ragazzi, è andata bene, diciamo bene. Purtroppo io ho trovato feeling con l'assetto ieri pomeriggio nelle prove, quindi non sono riuscito a trovare quel giusto piede per farlo andare più veloce, andare giusto nelle curve, però è andata bene così, è andata, dai. L'importante, ragazzi, è divertirsi, non perdiamo mai di vista questo punto perché è la cosa più Sempre, importante. sempre, Sempre, sempre. Però ci sempre. portiamo un altro secondo posto, se non sbaglio, di nuovo in questa gara. Va bene così. Che Vediamo se non fa riusciamo a male. passare a Stefano Bianca. Sarebbe una gran cosa. Sarebbe una gran cosa. Lo devi uccidere se lo vuoi passare. Speriamo, speriamo. Magari vado a casa sua e tagli i piedi. E Sì. Bravo, faccio la miglior bravo. cosa, faccio. Va Grazie, bene, grazie a tutti, grazie. ringraziamo l'amico Mattia, passiamo a Peppino Lupo. Peppino, Ciao come è Mattia, andata? come andava? Ciao Enzo, ciao User Gianni, moved buonasera a out of your tutti. channel. Ciao Peppino, ciao. Bene, bene, rispetto a Chiaramonte che l'ho tirata, bene. Cioè, devo prendere ancora compenso col volante in quanto l'ho cambiato da poco, però sapevo già che Stefano è imprendibile, quindi mi sono concentrato più su Mattia che viaggia più o meno sul mio stesso tempo, però a quanto pare questa tappa l'ha vinta lui. Vabbè, l'importante è divertirsi, Sì, l'importante è l'importante è divertirsi. divertirsi anche perché non si vince niente, ma è solo per passare una serata in amicizia. Certo. Va Ringraziamo. bene, Dimmi, dimmi, scusami, Gianni. volevo spezzare una lancia a favore di Peppe, in quanto ha fatto un salto di qualità e di effetti soprattutto dal G27 al TS della Thrustmaster, quindi come ben lui può anche confermare, gli effetti che senti al volante sono stratosferici.
Sì, io venivo dal G25, ancora più vecchio, quindi ancora peggio. Tra l'altro settato ieri con l'aiuto di Gianni, quindi va bene così. Ci concentriamo ora per l'altra e andiamo avanti. Grazie Peppino, ti salutiamo, ti diamo appuntamento al prossimo giro. Passiamo a Salvatore di Benedetto. Grazie Salvatore. A te, ciao a tutti. Ciao Peppe, come è andata Salvatore? Buonasera a tutti. Ciao Salvatore. Ma non mi posso lamentare stasera, ho fatto tre tempi quasi tutti simili, 3.35 qualcosa. Rispetto ai miei best lap di prova sono circa 2 secondi e mezzo più alto, però mi accontento lo stesso. No? Si sa che si alza, dalle prove si sa che si alza, va bene, ringraziamo, si alza, è normale. Ringraziamo l'amico Salvatore Di Benedetto, passiamo a Salvatore Scirè velocissimamente. Salvatore, come è andata? Buonasera ragazzi, male, mi hanno penalizzato gli incidenti, ho girato 10 secondi sopra i miei tempi medi, quindi un po' maluccio, però a posto, dai, l'importante è divertirsi. L'importante è divertirsi. Questa è la fase principale. Esatto, poi con la 1 mi diverto, quindi. È molto seguita la tua Fiat 1, eh? Grazie. La skin è di Critelli. Sì, c'era. Critelli. Era in chat Francesco. Ho letto i commenti. Perfetto. Grazie per la skin. Perfetto, ragazzi. Va bene, Gianni, buona ringraziamo. Serata, ragazzi. Ciao Salvatore, grazie ciao, a te. Ciao Salvatore, ciao. Gianni Punto assist. Gianni, tu ci sei? Ok, perfetto. Va bene, dai. Carmelo Giaquinta. Carmelo Giaquinta c'è? No, Domenico. Domenico Tropeano, vabbè, dopo voglio chiedere una cosa a Carmelo. Domenico, come è andata allora? Ciao a tutti, buonasera. Ciao, ho avuto problemini con il cambio del volante, con la scalata. Non mi scalavo più come prima e quindi ho avuto un po' di problemini. Ma l'importante è divertirsi, come dicevano anche gli altri. Soprattutto in questo momento di difficoltà, diciamo che è anche un modo per sgonfiarsi dalle problematiche. E ho trovato mi fa piacere perché ho trovato anche un bel gruppo di amici e è molto divertente, quindi grazie a tutti quanti. Grazie a te Domenico per aver partecipato anche a questa manifestazione. Carmelo Giaquinta, direttore di gara della manifestazione. Carmelo, come hanno fatto i bravi ragazzi questi qua, come è andata? Sì Enzo, non ci possiamo lamentare, sono dei ragazzi che seguono alla lettera il regolamento. Quindi tutto ok, il direttore di gara ci ha dato lo sta bene, quindi possiamo passare in archivio quella che è stata la Monte Erice, secondo appuntamento del campionato italiano velocità montagna organizzato dagli amici di Micro Factor Live. Vi ricordo per l'ennesima volta che nella descrizione del video trovate tutti i link utili per poter partecipare e correre insieme a noi in questo campionato e in altre manifestazioni. Noi salutiamo Carmelo Giaquinta. Ciao Carmelo. Ciao Enzo, ciao Gianni. Ciao Carmelo, ciao. Salutiamo l'amico Gianni Puntorieri, che ringraziamo. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Io arrivato a sto punto non mi resta che comunicarvi che, qualora non l'avreste ancora fatto, io vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare un bel like se questo video vi è piaciuto e condividerlo sui social. Per stasera è tutto, ciao belli!